sostanzialmente questo è un referendum anche sull'Unione Europea. La parola è una pagina. Sì, grazie. Dunque, una delle domande che noi dovremmo sempre porci di fronte a questa, come dire, moda che è stata generata da alcuni decenni non casuali, e perché bisogna modificare la Costituzione. Facciamo un esempio: si lamenta che dalla Costituzione deriverebbe un eccesso di parlamentarismo, da cui la instabilità di governo. Ebbene, questo non è vero, o meglio, quello che è accaduto nel corso dei decenni successivi all'introduzione della Costituzione non ha nulla, o meglio, in termini di stabilità di governo, non ha nulla a che fare con le previsioni della Costituzione, ha a che fare con un fenomeno esattamente opposto, ha a che fare con la sistematica inattuazione della Costituzione. Cioè, in pratica, la nostra Costituzione presceglie un modello che è quello della democrazia sociale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci si era resi conto, come ha accennato anche Luigi Pecchioli, che il paradigma liberista, quello del cosiddetto, chiamo così, Popper, capitalismo sfrenato, porta alla instabilità economica, alla destabilizzazione, al eufemismo, alla propria miseria sociale, e anche a due cose, insomma, sostanzialmente: all'imperialismo commerciale e quindi successivamente alla guerra aperta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi, non si misero in testa tanto, se voi vedete nel testo della Costituzione, infatti il termine fascismo non compare, sta nelle disposizioni transitorie soltanto, non si misero in testa di correggere gli eccessi del regime precedente, ma si misero in testa di neutralizzare una volta per tutti il sistema liberista generatore del conflitto distributivo in maniera distruttiva, distruttiva per il paese coinvolto, distruttiva per i paesi vicini se il paese coinvolto era un paese imperialista. Ne consegue che il sistema della democrazia sociale prescelto è fondato non a caso sul lavoro. Quel lavoro inteso in Costituzione non si tratta soltanto, come si insinua in maniera completamente erronea e in base a una profonda non conoscenza dei lavori della Costituente, non si riferisce alla classe operaia che con le bandiere rosse sfilava per le vie d'Italia minacciando chi stava in Costituente. Sono chiarissimi tutti i costituenti di tutte le formazioni politiche, tranne i liberali, cioè i liberisti, che sono quattro gatti, con gli altri li definisce quattro noci del sacco. Il loro capo era Einaudi, e infatti Einaudi perde clamorosamente tutte le discussioni in assemblea costituente, e mentre perde si va a iscrivere alla Montpellierin, un'associazione messa su Daia per la restaurazione del capitalismo sfrenato contro il paradigma keynesiano. La nostra Costituzione quindi è la consapevole adozione di un sistema che risolva il conflitto sociale e quindi il conflitto distributivo in maniera tale da ricompensare il ceto produttivo, che sono, e ci sono dei passi di Federico Caffè che è, lo ricordo, Federico Caffè è stato non soltanto il più grande economista italiano dopo quello, ma è stato anche un componente eminente della Commissione Economica per la Costituente, cioè quella che faceva gli studi preparatori di cui si è servita l'Assemblea del 75 per redigere il testo. Questo ceto produttivo cosa intende? La struttura economica tipica italiana non viziata dal capitalismo sfrenato, quindi sostanzialmente il lavoro inteso come lavoro dipendente e le piccole e medie imprese, tant'è vero che la nostra Costituzione economica ha un esplicito riconoscimento di questo nell'articolo 45 della Costituzione, cioè la promozione delle imprese artigiane. C'è anche il fenomeno cooperativo, ma sicuramente delle imprese artigiane. Tutto questo rientra poi nella previsione dell'articolo 47, che è il modo in cui deve essere gestita la moneta in Italia,
e che la moneta deve essere gestita in maniera tale che il risparmio sia diffuso, cioè il reddito deve essere tale che tutti possono risparmiare per poter accedere a che cosa? All'abitazione, all'investimento nel proprio lavoro, perché parla esplicitamente di risparmio è volto e diffuso perché ci possa avere per le famiglie l'accesso all'abitazione di proprietà e all'investimento nell'impresa artigiana e nella piccola proprietà coltiva del vino. Questa era l'idea di fondo dei nostri costituenti, quindi una partecipazione all'arricchimento al benessere in cui lo Stato interviene per sostenere i ceti produttivi in una crescita e in uno sviluppo armonico. Quindi cos'è che non andava in tutto questo? Che questo sistema evidentemente fa saltare certi modi di produzione a cui il grande capitale nazionale era abituato prima del fascismo e poi si era consolidato grazie al fascismo, così come era stato finanziato e cooptato dal grande capitale. Questo sistema portò l'instabilità, perché lo dice De Gasperi, la prima volta che si dimette, fa la storia, introduce il concetto di quarto partito, che è praticamente quello che prende poi il potere in Italia contro, cioè in maniera completamente incompatibile con la Costituzione. Questo quarto partito è formato essenzialmente da Confindustria e dalla Banca d'Italia. Questa è la definizione che emerge dagli storici dell'economia e a cui fa riferimento lo stesso Guido Carli nella ricostruzione della cosiddetta costituzione economica di fatto che Einaudi e De Gasperi mettono su nonostante gli esiti elettorali. Perché saltavano i governi? Perché la Costituzione, se questi erano i poteri, le dinamiche forti, la Costituzione era difficile da attuare, perché la Costituzione doveva prevedere un sistema previdenziale con un'effettiva copertura, doveva prevedere l'articolo 36 della tutela collettiva che consentisse una retribuzione dignitosa, mentre invece l'ossessione della competitività e quindi della esportabilità o comunque della competitività rispetto all'organizzazione dei prodotti esteri comporta costantemente la tendenza a aumentare la disoccupazione per poter abbassare i salari. Questo è il meccanismo, i salari sono inversamente proporzionali alla disoccupazione che viene resa strutturale da questo tipo di capitalismo. Questo è esattamente ciò che combatte la nostra Costituzione. I governi saltavano, come per esempio il primo governo del centro-sinistra, perché volevano attuare la Costituzione, cioè fare le leggi che erano una conseguenza vincolata al programma costituzionale. Questa era la instabilità, era un braccio di forza. Quindi questa instabilità in cui campeggiava l'ambivalenza della democrazia cristiana, la quale da un lato voleva attuare la Costituzione perché aveva persone in buona fede che avevano aderito a questa democrazia sociale, dall'altro aveva persone che si appoggiavano al quarto partito, e c'era poi tra l'altro il grandissimo alibi dei carri armati di Stalin e dell'incubo che arrivano i comunisti e fin da prima tutti vengono casa per casa, ritornano tutto e poi trovate un campo di concentramento in Siberia. Questo era il modo in cui veniva tenuta la borghesia minore, diciamo quella che non partecipava dei profitti degli oligopoli, così come li chiama Lelio Basso, e veniva tenuta sotto controllo elettoralmente con questa paura. Dopo che è successo? A noi ci hanno detto, ma là ci vuole la governabilità. Ma la governabilità per che cosa? In realtà la Costituzione non lasciava molti margini, bisognava farle con le leggi. Lo statuto dei lavoratori andava fatto, la legislazione previdenziale che allargava effettivamente non solo gli aventi diritto, come già durante il fascismo era abbastanza ampia la variante di, ma il livello della prestazione e la copertura che conta, perché non è diciamo, fare beneficenza e assistenza della miseria di un popolo ridotto alla mera sussistenza che è il welfare. Il welfare è la partecipazione a titolo principale di diritto costituzionalizzato del potere economico e di conseguenza del potere sociale, cioè del potere politico, perché senza quel benessere economico diffuso non c'è democrazia formale che tenga. L'essere umano che ha fame, l'essere umano che è incerto, l'essere umano che è abbrutito, che non ha la cultura per poter accedere alla comprensione delle cose e che è astretto dal bisogno, questo lo dicono tutti i costituenti,
seguenti, ci sono pagine meravigliose di Galamandrei e di Ruini su questo. Quindi l'essere umano che è in questa condizione non ha senso parlare di tutto diritti, diritti politici o addirittura di partecipazione alla vita culturale ed economica del paese. La precondizione era questo raggiungimento, ma questo raggiungimento di questa cosiddetta, che poi è l'onore dell'intervento dello Stato, si chiama eguaglianza sostanziale. È la rottura rispetto alle costituzioni precedenti, le costituzioni neoliberiste o liberali, chiamatele come vi pare, ma i termini sono equivalenti, e lo dice lo stesso Einaudi, lo dice Hayek, lo dice Repke, lo dicono tutti gli ordoliberisti tedeschi. La distinzione fra liberale e neoliberista, o liberista al suo tempo, non ha senso, lo dicono persino i cattolici, che credono nel mercato. Quindi la instabilità era determinata dall'esigenza di non far andare avanti il programma costituzionale. Arriviamo a questo punto. Ma allora perché dobbiamo cambiare una Costituzione che è stata inattuata? Perché era successa una cosa. Non negli ultimi anni è intervenuta una gestione neoliberista dello Stato italiano. La gestione neoliberista, più precisamente in veste ordoliberista, inizia con la teoria del vincolo esterno, che a sua volta è figlia, fin dalla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, della costruzione europea, del federalismo europeo. Questa teorizzazione è dovuta a, in Italia, senz'altro a Einaudi, che lo dice esplicitamente, la Presidente della Repubblica dirà: un giorno noi dobbiamo rinunciare alla sovranità, perché un giorno esisterà l'Italia, forse, come entità geografica, saranno più gli italiani, perché ciò non ha senso, e si devono sottomettere la sovranità fiscale, monetaria, di un organismo sovranazionale, di cui Hayek, che era il suo prossimo condivisore della visione sociale, in una federazione di Stati sarà impossibile l'intervento dello Stato a sostegno dell'economia e dei cittadini, a sostegno del welfare, perché non c'è solidarietà fra popoli diversi. È impossibile realizzare la grande solidarietà, per cui il popolo X non soccorrerà mai il popolo Y, diverso per cultura, tradizioni, lingua, nelle sue rivendicazioni. E quindi chi avrà il governo di questo federalismo interstatale potrà smantellare l'intervento dello Stato e riportare all'idea del capitalismo sfrenato, che è quella dello Stato minimo, che è una falsa idea di libertà, perché, come dice Galbraith, grande premio Nobel di economia, ma di quale libertà stiamo parlando? La libertà di un gruppo di capitalisti che regolano i mercati finanziari? Ma che libertà possono avere i disoccupati o le persone che, pur lavorando, stanno nella miseria? La libertà di non riuscire a pagare l'affitto? La libertà di non riuscire a far studiare i figli? La libertà di non riuscire a comprarsi una casa o di non riuscire a comprarsi altri beni importanti per la loro vita? Quindi è la grande mistificazione della libertà, che si lega alla cosiddetta idea dell'ordine naturale del mercato, che nella chiave europea diventa ordine sovranazionale dei mercati. Esplicitamente il grande teorico di questo è un inglese, si chiama Lionel Robbins, che influenzò tantissimo l'Einaudi degli anni, fine anni 20-30, il quale Einaudi, infatti, sulla base degli scritti di Robbins, li consegnò a Spinelli, che ci scrisse il manifesto di Montotene e poi lo dedicò ai Napoli. Questo forse non lo sapevate, ma è importante saperlo. Tornando a questa riforma costituzionale, spero che questo quadro storico costituzionale vi sia finalmente chiaro. La costruzione europea è uno strumento di restaurazione dell'ordinamento del capitalismo sfrenato anteriore alla crisi del 29, che aveva avuto un'interruzione fondamentale dopo la crisi del 29, era divenuto impraticabile perché era impresentabile, aveva portato a una terribile guerra. Le costituzioni, in particolare quella italiana, più di tutti, perché noi avevamo un altissimo grado di cultura. La nostra Costituzione, io l'ho studiata tutte per la mia attività divulgativa, se volete vi dico, come
trovare un commento alla Costituzione tedesca. La Costituzione tedesca è l'opposto della nostra. Questa riforma serve a rendere la nostra Costituzione simile a quella ordoliberista tedesca. Non è un grande vantaggio, non è un grande vantaggio, a meno che non si sia degli spietati, o meglio, non si abbia una classe dirigente spietata disposta a condurre una guerra commerciale permanente a coloro a cui impone un trattato di libero scambio. Il problema è che loro l'hanno imposto e qualcuno l'ha subito, noi l'abbiamo subito, non si riesce più a ribaltare questa situazione. Un trattato di libero scambio non riesce mai a mutare i rapporti di forza, per una ragione molto semplice, perché è volto ad amplificare il differenziale dei rapporti di forza. Quindi noi oggi siamo sempre più deboli. Cosa fa questa riforma costituzionale? Questa riforma costituzionale ratifica quelle politiche su cui il popolo italiano non si è mai pronunciato, che mutano il paradigma costituzionale. E lo fa in una maniera, io concordo che questo di fatto lo fa in una maniera che non è avvertita dai cittadini che voteranno. Concordo con il fatto che questo è in sostanza un referendum sul vincolo esterno, un referendum sulla sovranità, sulla conservazione della sovranità democratica costituzionale italiana. Ma chi lo sa questo? Chi si rende conto di questo? Si parla di alchimie istituzionali, ma non si parla del fatto che il dato fondamentale, il quid plumis, cioè l'effetto aggiuntivo vero di tutto questo, di tutta la riforma, sta negli articoli 55 e 70, cioè quelli che riguardano le Camere, come sono sarebbero ora, il famoso bicameralismo improprio, come lo chiamo portati, che è stato a torto tirato dentro alla riforma, sono stati attribuiti dei pensieri e delle parole che non sono riscontrabili nella pratica mortale, e dall'altra parte l'articolo 70, l'articolo 55, quindi si delinea il cosiddetto bicameralismo improprio, che è una assurdità. Il bicameralismo improprio storicamente ha a che fare con i famosi primo, secondo e terzo stato, con le Camere dei Lord, non ha senso, forse aveva senso dello Statuto Albertino, perché lo Statuto Albertino prevedeva un Senato per nomina del re su proposta del governo, insomma una specie di Camera di designati, no? E invece noi abbiamo previsto da sempre un Senato elettivo, espressione della sovranità popolare, rappresentativa. L'articolo 70 della riforma, cioè il nuovo articolo 70, a sua volta prevede una cosa straordinaria, non sta in nessuna cosa, che la funzione legislativa è esercitata in generale, no? In una certa maniera, con una certa procedura, tutte procedure complicatissime, tra cui quelle che accentuano il potere esecutivo, come la deliberazione a data fissa, che c'è in ogni caso, attenzione, la deliberazione a data fissa, che è uguale alla cosiddetta legge fascistissima del 1926, così si chiamava, legge fascistissima, che prevedeva l'obbligo delle Camere di deliberare sulle proposte del governo entro un termine prestabilito, è riprodotta sia nel potere eccezionale del governo di imporre la deliberazione delle Camere entro 70 giorni, se non ricordo male, sommando tutti i termini, no? Sono 10 più 60, sia nel fatto che è previsto che i regolamenti, quando viene presentato un DDL governativo, debbano stabilire il termine entro il quale si arriva alla deliberazione, quindi in un modo o nell'altro a data fissa sia presente. L'articolo 70 però non si limita a questa proceduralizzazione, ma fa qualcosa di più. Tipizza, dice, cioè qual è il contenuto, non il modo in cui devo deliberare, il contenuto immancabile della deliberazione delle Camere, cioè della espressione della massima, cioè della massima espressione dell'indirizzo politico, perché l'indirizzo politico di massimo livello è espresso da la votazione delle leggi, cioè dalle nostre Camere, perché noi le votiamo, perché realizzino il programma che noi diciamo. Invece questa tipizzazione ha un effetto peculiare, dice che se vanno attuate le politiche europee, l'attuazione delle politiche europee è il contenuto immancabile
della funzione legislativa. C'è un piccolo particolare: la stragrande, la schiacciante maggioranza delle norme che noi oggi ci troviamo a votare sono di derivazione diretta o indiretta dell'Unione Europea. Non si tratta soltanto di un settore d'economia, come crede la nostra Corte Costituzionale nel credere che poter legiferare in materia monetaria, bancaria, fiscale, ponendo limiti rigidissimi e quindi di conseguenza su tutti i settori di intervento dello Stato, paralizzando l'intervento dello Stato previsto dalla nostra Costituzione per la democrazia pluriclasse e redistributiva, credere che tutto questo non impatti sui rapporti sociali ed economici è un'ingenuità disarmante, quantomeno un'ingenuità disarmante. Fatta questa divinizzazione, il risultato che è incartucciato, no? È come aver messo la pillola al cianuro in una bella polpetta di alchimie istituzionali nelle quali, sulle quali si litiga in televisione e si dice oh, quello l'altro, no, no, ma non è vero, ah, tu non lo conosci, scendiamo il merito. E il merito è questo. Il merito è questo. Questo cianuro, o vogliamo chiamarlo una piccola bomba atomica, che deflagrando, una volta che sia approvato, distrugge la sovranità tucum in ogni suo possibile aspetto, perché abbiamo visto che non è scindibile l'attuazione delle politiche europee da quasi tutto quello che è il contenuto possibile e immaginabile della funzione legislativa, perché non c'è sanità che sia estranea a questa, perché la sanità e i servizi pubblici locali sono soggetti al patto di stabilità interno, ma il patto di stabilità interno non è altro che il riflesso naturale in un ordinamento federale, come anche negli Stati Uniti, della decisione che viene presa a monte sulla possibilità di deficit dello Stato centrale, dello Stato cosiddetto federale, no? Se lo Stato centrale è improntato al pareggio di bilancio per i servizi locali, per la sanità e per tutto il resto, non c'è altro che il taglio delle prestazioni e il progressivo arrivo, non c'è nulla da fare. Non è che dipende necessariamente da questa riforma. Questa riforma lo rafforza perché lo eleva a livello costituzionale. Di più. E lo eleva a livello costituzionale, di conseguenza non consente più alcun ripensamento. Dice in Costituzione che l'indirizzo politico che si deve realizzare non è quello che deriva dal processo elettorale. Se io tipizzo come contenuto, come contenuto principale, praticamente totalitario, della funzione legislativa, l'attuazione delle politiche europee, che voi votiate A, B o C, quella maggioranza vi può raccontare quello che vuole, in generale già lo fanno, perché vi raccontano qualcosa che non ha a che fare con la vera essenza dell'attività politica, che è la regolazione del conflitto sociale, del conflitto distributivo. Chiunque lo fa, anche i più accesi liberisti lo fanno, infatti lo fanno perché le distribuiscono verso l'alto. Perché quello che avremo è che il processo elettorale non sarà più come oggi meramente idraulico. Cioè idraulico è come Hayek teorizza che debba essere normalmente in una società liberale, quella che pensa a quelle libertà ristrette di cui dicevamo prima, il processo elettorale, cioè deve essere un idraulico sanitario, dice lui, cioè è una condotta in cui tu, dice la gente, vai a votare, ma io ho precostituito attraverso una stretta propaganda culturale e mediatica tutta la condotta in modo che il flusso dei voti vada esattamente nel risultato predeterminato dalla oligarchia che controlla il processo culturale e mediatico. È importantissimo questo. Bene, questo viene superato, perché questo lascia almeno una sovranità formale, lascia un senso al processo elettorale dello Stato, ma con la riforma noi avremo che il processo elettorale non servirà neanche a far a riempire le condotte idrauliche sanitarie per portare a un risultato qualsiasi, perché dovunque porti anche un controllo mediatico culturale nazionale, l'indirizzo politico e quindi tutta l'agenda della legislazione che si dovrà fare viene fatto a Bruxelles. Io qua termino, perché le cose poi, i dettagli da aggiungere a questo sono molteplici, anche perché le
tecniche di diversione, le tecniche di, come dire, di contraffazione di questo stato delle cose sono arrivate a dei livelli sofisticatissimi, al punto che io vi dico, la critica per cui questa riforma costituzionale sarebbe rozza o sarebbe malfatta non è giusta. Questo è un prodotto estremamente raffinato, ovviamente pensato dalla elite che controlla l'ordine sovranazionale dei mercati, di bruscambisti, e che si concretizza per l'Italia nelle istituzioni europee e nei gruppi di potere economico che controllano rigidamente le istituzioni europee. Tant'è vero che il precedente, la progettazione, si trova precisamente dentro i lavori di un organismo che si chiama Venice Commission, che fa un report sulla Constitutional Review, cioè sulla revisione costituzionale, nel quale potete leggere quelle che sarebbero state le linee delle riforme costituzionali che si sarebbero imposte per i paesi europei, ma in realtà solo per l'Italia, come fiscal compact. Se voi andate a dire, sembra una norma astratta, no? Dice tutti quanti devono essere alti 1,80 m, ma l'unico che non è alto 1,80 m, mettiamo un'ipotesi, è l'Italia. Quindi sembra una norma astratta, ma in realtà il fiscal compact lo stanno applicando soltanto a noi. Andate a vedere i deficit e l'aumento del debito di tutti gli altri paesi dell'Eurozona e vedrete che soltanto per loro si pone il problema del ricatto continuo di rispettare il deficit strutturale di bilancio, così come per gli altri paesi non si pone alla stessa maniera il problema della revisione costituzionale, perché siccome le loro costituzioni non sono come la nostra, non c'è bisogno di modificare, sono già moderne da decenni, già moderne.